Ehi! Amico! Amico, ho sentito che hai bisogno di una licenza per il commercio delle banane. Ah. E sei fortunato, gliene tengo una proprio qua. Eh? Grazie. Però ci vogliono pochi i soldi. Eh? Questi? Sì, sì, questi, ma non tutti. No, no. Guarda, bastano questi, ok? In bocca al lupo! Che c'entra il lupo? Vuol dire buona fortuna! Battista, ecco la mia licenza. Sì, sì, Joe. Questa licenza è in perfetta regola. L'unico guaio è che non è intestata a te. È intestata ad Alvaro Gomez. E tu non sei Alvaro Gomez. No, io sono Banana Joe. E quindi chi te l'ha venduta è un malandrino. Ciao, Joe. Io non so cos'è un malandrino, però è certamente un mascalzone. E adesso mi tocca andare in città. Ehi, Diego. Sì. Come stai? Bene, Joe, dimmi. Dove vai? Stiamo aspettando tutti quanti il segnale di partenza per dare inizio alla gara, no? Dare inizio alla gara? Quale gara? E che non lo sai? Il primo che arriverà al mercato di Puerto Grande fisserà il prezzo delle banane per tutta la settimana. Ah sì? E che gliene importa il trasportatore? Gliene importa sì, perché potrà intascare la differenza tra il prezzo precedente e quello che fissa lui. Senti, mi porti in città? Certo, perché no? Anche se mi fai da zavorra, in fondo a me di vincere non me ne frega proprio niente. Ah no? E perché? Perché non mi voglio mettere nei guai e io ci tengo a vivere in pace. Quello che deve vincere dovrà essere un autista di Tony Torsillo. È lui che controlla tutto il commercio di Puerto Grande. Io l'ho già sentito questo nome. Eccolo là, quello che deve vincere. Si chiama Cargo. A me basta arrivare a Puerto Grande per avere la mia licenza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... In un locale di Puerto Grande. Si credeva di fare il furbo.
succede a chi vuole arrivare prima. Ah, sì, l'ho visto, ma non è giusto. È chiaro, sforzano i motori in quel modo e poi fondono. Eh? Madonna santa, ma come scappi? Mi è andata bene a quel ragazzino. Mendoza si è fermato, ma quel bastardo lo stava per mettere sotto. Sì, è vero, però non è giusto. Avanti, lasciami guidare un po'. Ma che ti sei impazzito? Ma se tu non sai guidare? Che ci vuole? Basta schiacciare il pedale. Non lo superare. Quello lì è un uomo di Torsiglio. Ti prego. Ancora Torsiglio. Zitto! Signor Moreno, la ritengo unico responsabile dell'industrializzazione di Amantico. Non si preoccupi, signor Torsiglio. Mentre quello scimmione di Banana Joe se la deve vedere con la polizia, noi ad Amantico ci impiantiamo una bella industria. Signor Torsiglio, sono preoccupato per lo scarico della merce. Potrebbe essere pericoloso. Niente paura, amico. Col nome di Torsiglio, alla dogana passa tutto senza problemi. È forte, è fortissimo il nostro capo. Lo sarò sempre di più, con il controllo completo del commercio delle banane, dall'albero al mercato. Prepari la flotta! Velocemente! Portaci alla plaza del mercato. L'arrivo della corsa dei camion è una cosa che mi ha sempre affascinato, anche se vinco sempre io. Ciao!